Blu Celesti Forever. Le storie e i racconti di uomini che hanno indossato una maglia che è una seconda pelle. Blu Celesti Forever. A cura di Albino Alborghetti. Amici di Blu Celesti Forever, un graditissimo ritorno in Blu Celeste per questa intervista. Abbiamo con noi Luca Saudati. Ciao Luca. Ciao a tutti, ciao Albino. Ciao. Allora, intanto ti ringrazio perché tu fai una vita anche abbastanza movimentata dal punto di vista sia della parte sportiva, perché ti occupi ancora di allenamenti di ragazzi giovani, e poi hai anche un'attività imprenditoriale che è stata la tua storia nel dopocalcio, credo. Sì, sì, come tutti, quando finisce un po' questa parentesi di vita, che comunque è il calciatore, ho iniziato a fare altro, e in più comunque ho una mia scuola calcio dove alleno i ragazzi a livello tecnico, in lezioni individuali o di gruppo. In più sto facendo formazione un po' in tutta Italia nelle società che vogliono appunto imparare o dare più formazione agli istruttori, far imparare anche i ragazzi su quello che sono poi i gesti tecnici di tattica individuale, che sono un po' l'ABC del calcio. Allora Luca, io ricostruirei brevemente con te il tuo arrivo all'Elco. Avevo messo poi una serie di appunti. Tu hai cominciato nel settore giovanile del Milan, mi ricordo, avevo visto anche delle partite che avevi fatto con la Primavera, con l'Under. Diciamo così. Poi hai esordito in prima squadra nel Milan nel campionato tra il 94 e il 96, no? Diciamo che sei passato e hai esordito nel 96-97 con una presenza, giusto? Sì, sì, a Verona l'allenatore era Arrigo Sacchi. Ora, tanto Arrigo Sacchi, guarda che non lo sa quasi nessuno, è romagnolo, ma lui è nato a Mandello Lario, vicino all'Ecco, ancora di Parigi. Vedi? Allora, tu poi vai a Lugano, vai subito all'estero, ma però a Lugano non hai una grandissima presenza in campionato, fai 4 partite, credo. Sì, presenze. Ho fatto 4 partite, feci gol all'esordio. Sì, è un gol. Eh sì, perché andammo a giocare fuori casa, ora non mi ricordo se era contro lo Young Boys Berna, mi sembra, e poi dopo la terza o quarta partita mi infortunai a una distorsione alla caviglia, ero siccome col Milan non mi ero qualificato in primavera alle fasi finali del campionato, mi fecero fare questa esperienza in Serie A Svizzera. E però poi io dopo 4 giornate a Milanello per curare. Poi hai avuto una visione di Serie C italiana con la prima squadra, che è stata il Monza, dove per anche lì hai fatto poche presenze, 4 presenze. E poi c'è stato l'anno dell'arrivo nella banda Cadregari, che è passata la storia per questo. No? Adriano Cadregari è un amico, per cui è una persona a cui voglio molto bene, ed è un anarchico intelligentissimo. Cioè lui è un allenatore, secondo me, di un'altra categoria, ma anche per come disquisisce sulla materia calcio. No? Poi però, come diceva per esempio Oddo, che abbiamo intervistato recentemente, è chiaro che con un carattere come il suo far carriera è difficile nel calcio. Se dici pane pane, vino al vino. Sì, sì, perché condivido quello che hai detto. Albino è una persona eccezionale, ma un allenatore preparatissimo. Io quell'anno iniziai in Serie B, che era una succursale un po' del Milan a Monza, però era l'anno del militare e quindi spesso non ero ad allenarmi. Sì, certo. I primi mesi sono stati difficili e allora poi dopo mi proposero di andare all'Ecco e con entusiasmo sono venuto, ecco, diciamo, alla corte di mister Cadregari. Lo ricordo benissimo, è un allenatore fantastico, con delle idee molto strano. Io mi avvicinavo al professionismo in quegli anni e dopo ho visto più professionismo e meno Adriano Cadregari, però come allenatore è fantastico. Peccato, perché per me a livello caratteriale ha un po' subito un po' queste diciamo regole che ci sono nel calcio, perché veramente era un estroso ed è un allenatore che ora oltretutto sta anche qui. Lavora per la Lega, per la federazione. Esatto, come docente, quindi mi auguro magari in futuro, se dovessi mai fare qualche patentino in più, di poterlo rincontrare. Sai che comunque io, è una cosa che è successa tantissimi anni fa, credo 7, 8, 10 anni fa, prima che lui accettasse di lavorare per la federazione, no? Quindi è Coverciano e quant'altro,
siamo andati una sera in Valtellina dove c'erano, avevamo riunito tutti degli allenatori di calcio minore, la Prosecco, sono quelle brave persone che sistemano tutti quelli che giocano, che nessuno poi gli riconosce neanche una carezza sulla schiena o sulla spalla, no? O la pacca sulla spalla, perché sembra che facciano parte di un altro mondo. Sono loro che fanno giocare i ragazzini a calcio, che inventano il calcio e che fanno giocare il calcio minore. Allora, lui ha parlato per 40 minuti, c'era la platea, era ammutolita in un silenzio, ma in un silenzio partecipato, cioè con la massima attenzione. È stata una cosa eccezionale. Pochi hanno la capacità di raccontare anche con parole semplicissime dei concetti, no? E Cadregari è uno così. Poi dopo accende la radio e abbiamo fatto Valtellina, ritorno, che praticamente sono arrivato all'eco che avevo la testa che mi fumava. Da heavy metal. Sì. Ascolta, poi però tu hai cominciato bene nel professionismo, diciamo così, perché hai giocato, hai fatto 22 presenze, ma 8 gol, che non sono mica pochi in Serie C. Primo anno, diciamo, vero con tutte le presenze, o quasi tutte le presenze. No, è stato un anno fantastico. Chiaramente un po' all'inizio ci vuole sempre un po' di ambientamento in tutte le categorie, però era bello allora perché in quel calcio, anche se magari eri un giovane di prospettiva, comunque dovevi dimostrare e fare gavetta, e quei campionati erano veramente difficili. Andare a giocare a Modena, andare a giocare a Como, andare a giocare in altre piazze, veramente Alessandria, mi ricordo, c'erano delle partite veramente molto toste, che però per un giovane servivano appunto per fare gavetta. Ora vedo che molti giovani talentuosi dalla primavera già vanno direttamente in prima squadra, anche in Serie A. Invece credo che per qualcuno un passaggio un pochino da di quelle categorie possa servire. Tieni conto che poi c'è, per esempio, la condanna della Serie C, secondo me è anche troppo forzata, e far fare per forza dal minutaggio dei ragazzi giovani. Secondo me questa è una cosa non giusta, sbagliata, no? Che andrebbe rivista magari con altri criteri un po' più logici, no? Perché poi ci sono squadre che vengono costruite così, che poi combattono magari fino alla fine se gli va male per non retrocedere, no? Poi retrocedono con costi e disastrosi per recuperare l'anno successivo, se mai la categoria, insomma, non è facile scrivere una regola e quella punto e basta, devono giocare i ragazzi, sì, ma poi tutti gli altri, quelli che hanno navigato, che non hanno avuto la tua capacità, la tua bravura di fare la carriera che ti sei giustamente meritato, cioè questi hanno anche i mutui dalla casa da pagare, cioè, capito? Certo. Cosa fanno? Non giocano mai perché c'è il minutaggio, passano la vita in panchina e poi dopo un anno sono fuori dal giro, devono andare a giocare in Serie D, dove sanno tutti benissimo che si gioca praticamente, non dico in nero, ma quasi, perché sono dei rimborsi di spese che poi hanno magari delle somme diverse in funzione del giocatore, però quello è. Sì, sono scelte un po' scellerate, prese magari anche da persone che hanno giocato poco a calcio oppure in livelli un pochino più bassi, non lo so, non ho idea. Purtroppo in Italia funziona un po' così, dovremmo prendere un po' più spunto da alcune federazioni un pochino più serie, che poi mi viene in mente la Spagna, che poi magari esordiscono giocatori del 2003, cosa che magari qui in Italia veramente si fa fatica a lanciare poi. Purtroppo paghiamo un po' di incompetenza un po' in tutti i settori, anche se poi ripeto, per me noi siamo italiani e la vittoria dell'Europeo ha mascherato un po' quelli che sono un po' i problemi qui in Italia, no? Mi riferisco magari al fatto che c'è meno disponibilità economica, ci sono meno osservatori, si è smesso di investire su quelli che erano i talent scout, ora si dà più la mano, la palla un po' più ai procuratori, favori, allenatori magari che allenano per se portano sponsor, e quindi un po' ancora siamo rimasti un po' indietro su queste cose, purtroppo. E poi c'è la meritocrazia, secondo me le categorie ci sono apposta per alcuni giovani o per alcuni anziani, può essere che i giovani possono essere di passaggio, chi può rimanere e qualche giovane magari che ha una certa età magari può anche terminare, come ho fatto io la mia carriera a Spezia e Lega Pro, ecco, quindi non c'è niente di male, però sicuramente vincola tantissimo, ecco, le decisioni. Allora, ascolta Luca, tu quando sei venuto poi all'Eco primo anno, tu sei milanese, se non ricordo male. Milanese.
Allora, quindi tornavi a casa a Milano oppure rimanevi a Lecco e vivevi in città con qualche compagno, qualche casa, in qualche appartamento? Ogni tanto tornavo a casa, ogni tanto mi fermavo a casa di Riccardo Allegretti, che siamo amici, e avevo una casa insieme a Oscar Damiani, eravamo un bel gruppo. Ogni tanto andavo lì e poi chiaramente il giorno pre-gara ci si fermava sempre in albergo, in hotel, col mister, e quindi stavamo lì. Tutti su a fare la pre-partita al Belvedere, che era quel posto che dove guardavi giù sul lago. Ascoltati, a proposito dei tuoi amici, no? Abbiamo appena intervistato Massimo Odro, con cui poi hai condiviso anche parte di Milan, credo. Sì. No, giovanile. Ma ti cito un po' di nomi, così ti ricordo un po' di cose. Tu te li ricorderai tutti, io sono anziano, quindi non me li ricordo più, cioè li devo leggere. No. Però tu eri, guarda, ti cito Antonio Amita, Stefano Archetti, che era uno dei pallini di Cadregari, Archetti, del ricordo. Roberto Bonazzi, che è stato quell'anno lì, ha fatto un campionato straordinario. Luca Campiste, Daniele Cantini, Alberto Colombo, che è allenatore al Monopoli, sta facendo benissimo ed è un allenatore molto preparato, l'ho intervistato nel primo lockdown, lui è di Cesana Brianza e quindi è stato una persona di una grande gentilezza, grande disponibilità e molto bravo anche. Poi c'era Nello Cusin, Oscar Damiani che hai citato tu, Donatello Gasperini, Cristiano Giaretta che mi ha scritto questa sera da, adesso lui al Watford City, ha fatto queste due esperienze, prima in Bulgaria e poi lì, ma è noto per aver fatto anche dei colpi importantissimi, mi viene in mente Fernandez, no? Che è stato preso dal Novara ad una cifra praticamente con cui oggi magari non compri neanche uno in Serie C, no? Ed è stato venduto per qualche bella decina di milioni. Sì. Poi c'era Monguzzi, beh, Odo l'abbiamo detto, vedo qui anche Pasquale Sensibile, figlio di un mio amico di Alci, papà, persona straordinaria, anche lui ha fatto una bella carriera, anche lui sta lavorando, credo, adesso con un gruppo di procuratori. Tu con chi è? Poi c'è Sogliani, Tagliani, non voglio dimenticare neanche uno. Tu con chi legavi di più tra questi tuoi compagni? Poi tutti si dice sempre, andavo d'accordo con tutti, è vero, ma diciamo così, c'è sempre poi l'amico più amico, no? O gli amici più amici. Cioè, a me, vabbè, la persona che sono cresciuto insieme nel settore giovanile del Milan e poi sono stato con lui a Empoli, sono stato prima a Lecco, poi a Empoli, sicuramente la persona che conosco e che ho voluto più bene, sicuramente Riccardo Allegretti, no? Abbiamo condiviso veramente tanto. Poi anche con Massimo Oddo mi ricordo alcuni viaggi da Milano per andare agli allenamenti, Sala, l'attaccante... anche Nello Cusina abbiamo condiviso molti momenti in ritiro, soprattutto quelli casalinghi che erano privati, no? Perché eravamo in 4-5, certo. E dovevamo giocare a carte col mister. Lui aveva questa abitudine. Sì. Damiani, anche con Oscarino. Comunque, Oscar Damiani lo sto confondendo forse. Ora Lecco, no? Poi ci siamo ritrovati a Como. Mi sa che c'era anche Oscar Damiani. No, quello. C'era Oscar Damiani. Sì, no, volevo fare una gaffa perché poi ci siamo ritrovati. No, dopo. Con Oscarino, ecco, con loro diciamo che erano, a parte Nello Cusin, che era un pochino più tra i veterani, noi quelli un pochino più giovani eravamo un bel gruppo. Sai che dopo tu, l'anno successivo, poi tu andasti a Como? Ma e poi da lì cominciò il tuo viaggio un po' itinerante tra le varie società. Io ti ho seguito anche durante alcuni allenamenti che tu facevi con l'Atalanta Zingonia, no? Perché non abitando, io sono di Lecco, ma abito in provincia di Bergamo da sempre praticamente. Per cui seguo un po' tutto il calcio, quello bergamasco, quello milanese, perché sono vicino a Milano, vicinissimo, no? E sono l'ultimo paese, abito nell'ultimo paese in provincia di Bergamo, verso Milano, attraverso l'Adda e di là è Milano. Per cui seguo sempre per passione un sacco di squadre, no? E una cosa che mi ha colpito, no, leggendo alcuni tuoi passaggi, ma mi ha colpito in maniera positiva, perché io penso che tutti noi dobbiamo essere rispettosi della vita degli altri, no? E quando tu hai detto che in un anno in cui andavi e tornavi dall'Atalanta, praticamente non avevi fatto una buona annata, no? E dicevi che non sopportavi la commissione, che a Bergamo è pesante, lo è ancora adesso, cioè è pesante la commissione che c'è tra i tifosi e i giocatori, cioè
detto proprio terra terra, il fatto che i giocatori devono per forza avere dei rapporti continuativi o da bar o di mezza serata con dei tifosi, anche se magari non ne hanno voglia, che è legittimo, no? Perché uno può essere stanco o vuole stare a casa a fare le sue cose, a leggere o a guardare la TV, e questo evidentemente non ti lasciava tranquillo, perché tu sei sempre stato un ponderato dal punto di vista così mentale, no? O sbaglio? No, sì, quello sì. Io ho sempre pensato comunque che per noi che giocavamo non era considerato un lavoro, era un divertimento per noi. Ovviamente un divertimento per persone fortunate che hanno un sacco di privilegi. Però quell'anno ho avuto delle discussioni con la squadra, con l'allenatore, perché lì per forza di cose devi avere un rapporto morboso con la tifoseria. E io a volte, per dire, finiva l'allenamento, che cosa, preferivo tornare a casa dalla famiglia piuttosto che dover andare ai club ogni settimana o ai bar dove c'erano i tifosi. Non è stato un'esperienza facile per me a Bergamo, sono sincero. Sicuramente anch'io ci ho messo del mio, perché a livello caratteriale potevo magari a volte tacere o cucirmi un po' la bocca, però questo faceva parte e fa parte un po' del mio carattere, e quando pensi di subire a volte delle ingiustizie, a volte cerchi anche di comunque poterne parlare anche col gruppo, con la società, con l'allenatore, e non per tutti è così. Purtroppo c'è gente che, pur di stare anche in quegli ambienti, a volte si mette un'altra faccia, ecco. A me queste persone un po' mi hanno sempre infastidito. Ti ricordo che anche le mie colpe, riconosco anche le mie colpe, perché poi penso che ognuno debba fare, nell'ambito del calcio, nell'ambito delle cose della vita, ognuno fa il suo mestiere, no? Il mestiere del tifoso, se mai fosse un mestiere, è quello di aiutare la squadra, di spingerla, di sorreggerla, di gratificarla quando va bene, che fa i risultatoni, e di farla sentire vicino quando c'è il risultato negativo. Mi conto che la piazza bergamasca, che è stata governata, ma lo è ancora, da un capo ultra che è famosissimo in tutta Italia per i DASPO, avuto, che è il Boccia, no? È chiaro che è una piazza che vive poi, perché poi legato a questo c'è anche una sorta di malaffare che gira, non a Bergamo, ma in generale, no? Sì. Dove quello prende la maglietta, la vende a quell'altro, cioè cose che in Inghilterra non avvengono. In Inghilterra non c'è il negozio con le magliette tarocche, c'è il negozio ufficiale, no? E quindi le società si alimentano anche in questa maniera, no? Poi dopo, se sono bravi, investono bene i soldi che hanno guadagnato, se no li investono male. No, certo, perdonami se ti interrompo, ma proprio quell'anno a Bergamo c'era anche una società succube un po' della tifoseria, perché poi ci vuole anche il rispetto dei ruoli a volte. Io non ho mai non dato la mia disponibilità a fermarmi a poter parlare con i tifosi, oppure incontrarli o scambiare due. Chi c'erano? I Bortolotti allora? No, c'era la famiglia Ruggeri, che per me... Ah sì, guarda, erano miei clienti, li conosco perfettamente. Ivan Ruggeri. Persone eccezionali, però poi non sempre magari erano gestite dal presidente, c'era una dirigenza magari che era molto succube. Io mi ricordo un episodio che si perse in casa con l'Udinese, una sconfitta abbastanza brutta, e c'era una contestazione, il cordone di polizia, e noi, loro dissero: polizia levatevi, la polizia si levò, e qualche mio compagno, fortunatamente non io, però qualche mio compagno, mi ricordo, purtroppo ci furono degli episodi poco piacevoli. Le società devono essere un pochino più forti, allora non lo erano molto succubi di questi personaggi, e ora mi sembra che forse qualcosina, non in tutte le piazze, però qualcosa possa cambiare. Ecco, guarda, tu mi hai introdotto un argomento, Luca, che è interessante, perché tu che sei un calciatore che ha fatto un'ottima carriera, che ha comunque poi scelto di fare un'attività imprenditoriale tua e di comunque stare vicino ancora al calcio, andando a fare l'allenatore, quindi sta facendo anche dei sacrifici per via degli orari, perché non è che ci si allena come a Milanello, ci si allena magari di sera quando fa freddo, la doccia non è calda, eccetera, eccetera. Però ecco, il calcio è cambiato, Luca. Adesso tutti parlano del lockdown, della pandemia, ma stava già cambiando prima. Cioè,
perché c'è stato un calo fisiologico dell'attenzione delle nuove generazioni, no? Cioè, chi fa calcio in Italia non è capace di far comunicare mediaticamente il calcio. Non parlo della partita o del gesto tecnico, ma anche di che cos'è. Cioè, raccontando la vita, per esempio, di calciatori come te, come tanti tuoi colleghi, che hanno una loro vita come tutti, invece sembrano sempre delle figurine panini che uno poi colloca o scolloca dagli album a secondo di come gli gira. Ecco il fantacalcio, no? Però certo. No, stiamo sul real calcio, che è quello vero, che è quello della vita. Tu trovi che sia molto cambiato il calcio? Beh, sì, rispetto al tuo, No, 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 è cambiato tanto. Io ti racconto un episodio. Io qualche mese fa, forse un anno fa, mi incontrai con Massimo Maccarone, no, in un ristorante qui a Firenze, e nel parlare è venuto fuori: ma ti ricordi quando si andava a giocare ai nostri tempi in quello stadio, in quella squadra? Chissà se la struscio, chissà se farò una buona partita. Ora il calcio è cambiato. A me basta fare un episodio della VAR, cioè un attaccante come me o come tanti altri avrebbero sicuramente fatto tanti gol in più in questo campionato, perché un po' in area di rigore il contatto fisico è limitato, si cerca sempre magari il fallo di mano per prendere un rigore. Io mi ricordo anche l'esperienza all'Ecco e poi a Como nella Serie C, quella che era allora Serie C, a volte prendevi sputi in faccia, gomitate, insulti, calci da fermo a palla lontana proprio per metterti un po' di timore, no, l'avversario. Erano tutte cose che ci stavano, per l'amor di Dio, nel senso, in campo abbiamo visto Zidane dare una testata a Materazzi, abbiamo visto anche di peggio forse, però facevano parte anche di una crescita proprio caratteriale del giovane, no? Ti mettevano... poi si usava a dire: guarda, perché il calcio non è uno sport da signorine, no? Quindi allora di me È vero, ora si tende più magari ad avere un'acconciatura per farsi poi magari il video su Instagram o la foto su Instagram, la scarpa colorata come la maglia. Ai nostri tempi invece no, ai nostri tempi si andava in campo e si lottava, cioè erano tutte partite difficili, c'era molta più tecnica, neanche nelle categorie inferiori c'erano squadre da affrontare che erano veramente difficili. Oggi io, per dirti, giro un po' i campi, vado a vedere l'eccellenza, vado a vedere la Serie D, sono andato a vedere anche la Lega Pro, però a volte vedo giocatori o ritmi o qualità anche tecniche che ai nostri tempi in quelle categorie non c'erano. No, certo. Si è abbassato molto, si è abbassato in Serie A, figuriamoci nelle categorie inferiori. Adesso devi andare a 2500 all'ora con la frizione schiacciata, senza freno e con la marcia più alta in estate, perché sennò vengono fuori tutti i limiti, si vedono ancora di più tutti i limiti tecnici. C'è gente che trattava il pallone, che gli dava del tu al pallone, no? Ce n'è poca adesso. Adesso non gli danno neanche del lei, forse gli darebbero del voi, ma diventa difficile. Poi è chiaro che è diventato un calcio diverso, ma poi sono gli ambienti, no, che sono cambiati radicalmente. Secondo me prima c'era un pochino più... Allora, c'è sempre stato chi ha guadagnato tanto, chi ha guadagnato poco, chi ha fatto una vita accumulando dei risparmi e vivendo anche bene dopo, e chi ha speso tutto. Ma questo fa parte della genetica del calcio, no? Ora, però in tutta quella genetica lì precedente a questi ultimi anni c'era della poesia, no? C'era, per esempio, noi abbiamo fatto esordire un ragazzo sabato con la Triestina, che è dall'Atalanta in prestito, è una punta, si chiama Reda, ha fatto un fallo ingenuo, è stato espulso e ha pianto. Noi tutti hanno detto: ma cosa fa? Piangi perché vieni mandato fuori. Sai che a me mi ha commosso vedere piangere questo ragazzo? Immagino. È una cosa diversa, perché poi la gente ha perso la sensibilità, questo non solo nel calcio, fuori dal calcio e quindi anche nel calcio. Dobbiamo recuperare un po' di poesia. È difficile però adesso, perché abbiamo sprecato tanto tempo noi in Italia. Sì, ma anche perché la generazione, come dicevi te prima, è cambiata. Cioè, io lo vedo anche, hai detto prima una cosa giustissima. Io magari 2 anni fa, prima del lockdown, spiegavo un'esercitazione e la prendevano subito. Ora mi tocca magari spiegarla e farla vedere una volta in più, perché è calato proprio il livello di attenzione nei giovani. Non c'è più quella passione forse che c'era prima, ma c'è più l'interesse economico o l'interesse del favore da dover fare. Ecco, molti ragazzi magari mi chiamano, mi dicono: ho un'occasione più importante,
magari è dovuta al grado di quarantena che può avere lo zio con l'allenatore, con il direttore sportivo. Purtroppo è un po' diventato un ambiente un po' malato. Io sinceramente mi sono un pochino distaccato da quello che è il calcio, lo vedo molto meno durante il fine settimana, lo seguo molto meno, fortunatamente non va a incidere quello che sto facendo. Quindi un po' mi sono disinnamorato, ecco, negli ultimi anni. Guarda, questo tu lo dici per una tua sensibilità personale che ti fa onore, no? Però per le nuove generazioni guardano altri sport, perché non siamo stati capaci, parlo in termini così oggettivi, no, e non soggettivi, di trasmettergli la passione. Cioè, io ti faccio un esempio, io ho 70 anni, la prima partita che ho visto avevo 6 anni dell'Ecco, no? Poi sono milanista, quindi così. Per te, Oddo, c'è il massimo del trasporto, perché milanista e che passati da Lecco va bene tutto, no? Ma quando si andava alla partita, spesso ne parliamo anche con mio fratello, la gente andava con la giacca e la cravatta e il vestito più bello della domenica, perché la partita era la domenica, non erano arrivate le televisioni ma si mangiavano tutto, sì, hanno distribuito anche dei soldi, poi li hanno distribuiti a gente che li ha spesi ancora prima di prenderli e quindi diventa difficile poi, no? Allora, potevi scegliere la domenica se andare o al cinema di pomeriggio, quando ero un ragazzino io, o andare alla partita, se eri stato bravo ti mandavano alla partita. Sì, però sì. La partita, ecco, ai calciatori bisognerebbe dire, quelli che fanno gli allenatori alla Cadregari, guardate che voi le persone le fate o deprimere o sognare, no? Cioè, non siete soltanto voi a giocare, dentro di voi giocano tutti gli altri, quelli che magari sono lì che poi rompono anche le scatole, mugugnano, se uno ha sbagliato uno stop, piuttosto se non ha fatto un cross bene, però alla fine basta poi soffiargli alla vicino alla porta e ti hanno già perdonato e ti spingono ancora, no? Questo è quello che manca, è diventato tutto di plastica, hai detto benissimo, cioè uno deve fare la fotografia, deve fare il figo perché poi va su Twitter oppure sui social, no? Oppure viene da noi in studio e tu sei invitato a venire, se passi da Lecco vieni a trovarci a Lecco, che ti offriamo un pranzetto di lago, se ti piace il pesce ti proviamo a mangiare il pesce di lago che non è buono come quello di mare. Ma va, lì a tavola sono rimasto in centravanti, sgomito, quindi. Adesso ti lascio andare a mangiare però, Luca, no, perché anche tu. Ti volevo dire, tu hai detto, mi sono un po' disamorato, però continui ad allenare e a raccontare come si dovrebbe giocare a calcio ai ragazzi giovani, giusto? Ma perché mi piace, mi gratifica, perché è ancora la parte genuina, nel senso, sì, è il mio lavoro, però cerco di portare quelle che sono le mie conoscenze, le mie esperienze a dei ragazzi che magari soprattutto noi ci siamo riferiti finora al mondo magari professionistico, però non dimentichiamo il mondo dilettantistico, perché poi anche uno un Massimo Oddo che poi è andato a vincere il mondiale, penso che sia partito da una scuola dilettantistica e non subito da una scuola di professionisti, quindi si parte tutti da lì e lì bisogna avere le maggiori informazioni che poi servono per crearsi il sogno e purtroppo il giorno d'oggi o sei già formato fisicamente o come detto te hai delle qualità atletiche e va bene così e poi dopo magari lavoreremo, staremo a vedere. Purtroppo non tutti la pensano così, io almeno non la penso così. Ma io sono d'accordo, guarda, non lo dico per compiacere, ma lo dico perché lo penso, sono d'accordo al 100% con quello che hai detto. Luca, io ti ringrazio per la tua disponibilità, è stato veramente carino, molto bello, e poi vedrai quanta gente guarderà questa nostra intervista quando la verrà montata e rimessa in circolo su internet. Noi siamo un internet TV e un internet radio e abbiamo anche un quotidiano sportivo che si chiama Lecco Channel News, LCN in sigla. E siamo seguitissimi. Tieni conto che in una provincia come grande come Lecco, che ha pochi abitanti, sono circa 388.000, uno dei giornali che noi abbiamo in redazione, che è Lecco Today, no, ha 850.000 visioni al mese. Allora, a Milano potrebbe essere 3 milioni, no? Ma noi non siamo a Milano, siamo una piccola città. E quando si parla di personaggi calcistici del tuo livello, di gente che è transitata e ha lasciato un ricordo non solo calcistico, anche umano, anche solo tante volte un giocatore, qui termino, non si rende conto che magari facendo un gesto in campo, anche insignificante, quelli che guardano, ce ne sono alcuni che non lo vedranno mai quel gesto lì, no? E altri che lo notano,
oppure, e questo è importante perché gli fa cogliere anche l'aspetto umano delle persone che stanno in campo, no? E quelli che stanno in campo probabilmente colgono anche l'aspetto umano di quelli che sono fuori qualche volta. Grazie certo. Luca. Grazie, è stato un piacere, ti auguro una buona serata e se vieni a Lecco vieni a trovarci. Volentieri. Tu sei e sarai sempre un bruceleste forever. Grazie. Ciao. Grazie Luca. Ciao. Ciao. Ciao.